È sorprendente come al giorno d'oggi ci si senta tutti in dovere di dare o dire la propria opinione. Ma attenzione, è giusto così, intendiamoci, siamo nell'era dei social, quindi che danno a chiunque la possibilità di esprimersi, quindi ripeto, giusto farlo. Magari però sarebbe anche il caso di esprimersi su cose o argomenti dove sia un minimo di conoscenza o di competenza. Ma non è così. È sorprendente anche come in molti hanno la presunzione di sapere di tutto e di tutti, e sempre in molti, non tutti, ma molti, sono convinti di avere in mano o in bocca, dipende, o nelle dita, dipende dai casi, la verità assoluta. È sorprendente, e non vi nascondo che mi dà anche particolarmente fastidio, oltre che sorprendermi abbastanza, come certe persone si permettono di giudicare, esatto, giudicare, non esprimere il proprio pensiero, che è una cosa legittima se fatta con una certa educazione, ci mancherebbe, ed è giusto che venga fatta se fatta, ripeto, con una certa educazione, in maniera educata, si permettono di giudicare persone o cose senza conoscere fatti, persone, cose e via discorrendo. Mi dà anche particolarmente fastidio che non si cerchi più il dialogo, che tra l'altro, se posto nei giusti termini, è senza dubbio istruttivo. Il dialogo è sempre istruttivo se posto sotto certi termini, sempre di educazione, ricordatevelo, anzi ricordiamocelo, mi ci metto in mezzo anch'io. Ma si passa direttamente spesso alle offese personali senza conoscere un minimo di niente, il tutto ovviamente solo perché magari la si pensa in maniera differente. Però giustamente, no, cos'è il dialogo costruttivo? Cosa vuol dire parlare civilmente cercando di difendere, certo, le proprie idee e le proprie certezze? Ci mancherebbe altro, però in maniera educata. Al giorno d'oggi, con i social, impensabile. I social. In ultimo, ma non che sia proprio l'ultimo degli argomenti, però in ultimo mi fa incazzare come certi elementi che tutto sanno e hanno in mano le verità vere, ma che, attenzione però, le conoscono solo loro, perché altrimenti non, cioè, ci mancherebbe altro, e si sentono in grado di giudicare e offendere così, tanto per il gusto di, non riescono a farlo neanche in un italiano corretto, almeno una parvenza di italiano corretto. Nessuno è qua, cioè nessuno fa il professore, ci mancherebbe altro, io per primo, però un pochino di decenza nel parlare, ma soprattutto nello scrivere, ci vorrebbe poca. Qualcuno si starà chiedendo: ma perché ti sei innervosito così tanto? Allora, è presto detto. Qualche mese fa ho pubblicato qua sul canale, sul mio canale, una recensione dell'album dei Maneskin, Rush, alcuni giorni dopo l'uscita dell'album stesso. Ho voluto semplicemente dire la mia. Perché? Perché l'ho ascoltato più volte, mi è piaciuto, ho sentito anche alcune recensioni, opinioni, ho visto video, ho ascoltato cose da personaggi che seguo sul tubo, qua su YouTube, anche stranieri, non solo italiani, perché le opinioni musicali mi interessano un po' da tutto il mondo. Ho letto anche recensioni in rete di testate giornalistiche più o meno famose, più o meno competenti, e appurato che il mio pensiero non si discosta sull'album dei Maneskin, sui Maneskin stessi, non si discosta troppo da quello che ho trovato da più parti, ho deciso semplicemente di mettere i miei pensieri in un video e di condividerlo. Poi, ognuno è sempre libero, giustamente, di scegliere se guardare alcuni contenuti oppure no.
discrete visualizzazioni per quello che concerne ovviamente il mio canale, che non si vuole paragonare a nessun tipo di altri canali che fanno questo di mestiere. Nel mio canale c'è un putpurri di roba, si trova di tutto e di più, quindi per quello che mi riguarda discrete visualizzazioni, tanti commenti positivi, qualcuno meno positivo, pochi per la verità sui tanti commenti lasciati, ma devo anche essere sincero, tutti abbastanza educati, non mi posso lamentare più di tanto. Poi però un bel giorno è arrivato lui e ve lo metto, ecco qua, così lo vedete bene. Vi lascio il commento qua, come detto, anzi di qua, qui esattamente. Così se vi va potete mettere il video in pausa e leggerlo, o altrimenti se volete potete andare a leggerlo direttamente sotto al video in questione, ve lo lascio qua da qualche, anzi qua sulla i di informazioni. Però una cosa ve la chiedo e mi raccomando, anzi vi prego proprio, se decidete di leggere il commento sotto il video e di dargli una risposta, mi raccomando, per favore, anche se non c'è bisogno di dargli risposte, perché penso che si commenti da solo il commento stesso, vi chiedo cortesemente educazione, la massima educazione. Allora, il signor, e mi scuso con il signor Armando Regina 8951, mi ha lasciato il commento che è qua in sovraimpressione. Allora, siccome questo commento mi è piaciuto particolarmente, credo che sia giusto addirittura rispondergli direttamente con un video. Non sia mai magari che una risposta scritta possa lasciare qualche dubbio interpretativo. Vorrei che le mie parole fossero abbastanza chiare. Ora, gentile utente, voglio chiamarti così, tu, dico proprio te, non mi conosci, non sai minimamente chi sono, da dove vengo, non sai minimamente quale background musicale io abbia, possa avere, non sai quale background educativo io abbia o possa avere, non sai se faccio musica, se ho fatto musica, non sai se suono qualche strumento, non sai se scrivo musica, non sai se scrivo libri, non sai se insegno. Di me non sai assolutamente nulla, non sai se produco, non sai se non sai nulla di me, assolutissimamente nulla, a meno che non ci conosciamo. Io dalla foto che hai sul tuo profilo non ti ho riconosciuto, però tu non mi conosci, non mi conosci assolutamente. Magari sono anche semplicemente un appassionato, ok? Però tu non sai nulla di me, ma ti permetti di dirmi che non capisco un cazzo. Hai scritto tu, eh? Ti sei permesso tu di dirmi che non capisco un cazzo. Molto bene. Però, ripeto, non mi conosci. Quindi deduco che non capisco un cazzo perché la penso in maniera differente dalla tua. Bravo. Probabilmente ci sta che io di musica e musicisti ci capisco poco. Ci sta, può essere. Però hai anche asserito che pure Manuel Agnelli non capisce un cazzo. Perché io la penso come lui, quindi non capiamo un cazzo entrambi. Però, perdonami, se mi permetto, mi risulta, perlomeno a me risulta, che il signor Manuel Agnelli di musica ne ha fatta tanta, ne sta facendo tuttora tanta, e ha fatto anche tantissima gavetta. Mamma mia quanta gavetta ha fatto il signor Manuel Agnelli. Diciamo anche, possiamo dire anche, che assieme ai suoi After Hour ha contribuito in maniera importante, molto importante, a scrivere una pagina della musica italiana, una pagina, perché il signor Manuel Agnelli assieme agli After Hour sono 30 anni che fanno musica, più di 30 anni che fanno musica? Ma immagino che tu sappia perfettamente la storia, tu conosca perfettamente la storia di Manuel Agnelli come artista,
e quindi ti puoi anche permettere di dire che non capisci un cazzo. Mi permetto anche di suggerirti di informarti un pochettino meglio, perché in Maneskin hanno sempre scritto i loro brani, sempre. Poi indubbiamente in Rush gli hanno affiancato dei pezzi grossi, signori autori, gli hanno affiancato signori produttori, e questo è innegabile, nessuno dice di no. Sono arrivati a un grandissimo successo anche grazie alle major, quindi è giusto adesso che il successo lo cavalchino, se lo portino avanti. Poi però se il risultato di tutte queste collaborazioni a te non piace, non è di tutto gradimento, mi dispiace per te, posso farci ben poco. Mi hai anche consigliato di cancellare il video, che fai una figura migliore, parole tue, le hai scritte tu, non c'entro niente. Però mi chiedo, e me lo chiedo, non so se ti convenga anche a te pensare di cancellare il tuo commento. Sinceramente non so chi ha fatto la figura di merda peggiore, scusami, ma altrettanto sinceramente non credo di essere io.